Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Oddio! Corri, 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 corri! Miltank, ok, a noi due. Cioè, noi due nel senso io e Brando. Cioè, io e te, Brando e... Vabbè, avete capito, raga. Insomma, dai, su. Bello, t'ho preso minchia, ma sai cosa vuol dire in pieno? Ok, sono riuscito pure a evitarti, miracolo. Oh, l'ho presa, che bellezza. Guarda, cioè, le fiamme che vanno attraverso io proprio non le capisco. Allora, devo proprio starle lontano. Prendermela con calma. Ok, carica il tuo coso di merda. Ah, mi ha messo all'angolo. Ok, sono riuscito. Sono riuscito pure a prenderla. Via, 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 via. Ok. Sto pensando a una tattica. Potrei correre sui bordi, in effetti. Ah, ok, perfetto. Potrei aver trovato la tattica, raga. Non ho decisamente trovato la tattica. Proviamo, vediamo un po' se va. Ok, in questo caso è andata. Se è praticamente tirata sulla fiamma da sola. Ottimo. Dai, cazzo, ma come faccio a non prenderti? Guarda che merda. Corri, 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 corri. Ok, corri sul bordo, corri sul bordo, corri sul bordo, corri sul Cristo di bordo, ma chiuso. Ok, questa volta l'ho preso in quel posto io. Ok. No, 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 vai sul bordo, vai sul bordo, vai sul bordo. Ok. Vai sul bordo, vai sul bordo, vai sul bordo, vai sul bordo, vai sul bordo. Va bene. Muori, l'ho presa. Ok. Di qua. Vaffanculo, però non riesco mai. Ok. Ah. Buono. Buono, 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 buono. Aia, mi ha preso tipo di striscio. Corri, 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 corri. Ok, presa non ci credo, non so neanche io come ho fatto. Ok, l'ho presa di nuovo. Miracolo. Minchia, mi ha stuprato qua. No, dai. No, guarda che non fa quello che gli dico sto Pokémon. Ok, l'ho presa. Cioè, potenzialmente potrei anche vincerla questa. Potenzialmente. Ok, le ho fatto malissimo a sto giro, le ho fatto malissimo. Le ho fatto malissimo anche adesso. No, 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 non me ne ero accorto che stava caricando. Ok. Merda, 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 merda. No, ma chiuso, merda. Ok, non so come ho fatto. Dai, no, l'ha attraversata, non ci voglio credere. L'ha attraversata 3 volte di fila, mi viene da piangere, veramente. Ok. No, l'ha attraversata. Io non ho veramente... parole. I have no words. I have no words. I have no words. Sì! Sì, non ci voglio credere. Dopo 8 minuti di video ce l'ho fatta. Minchia, adesso c'ho paura che ne mandi un altro. No, mi è venuto un infarto, raga. Ok, se ne sta andando. Mi batte il cuore. Non ho mai provato così tanta ansia per un videogioco. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì? No? Ok, sì. Non c'è niente che possiamo fare. L'elettricità del treno è stata distrutta così tanto? È stata la capopalestra, Whitney. È totalmente impazzita. Ethan forse... Ethan è riuscito a sconfiggerla, ma questo non ci ha aiutato molto col treno. Possiamo prendere alcuni componenti e alcuni pezzi e provare a metterlo a posto. Capisco. Hey Harold, che cosa è successo al tuo braccio? Aia, non dovevano scoprirlo. Il mio braccio? Sembra... sei stato morso? Dimmelo! Ha morso upper arm, dovrebbe essere tipo avambraccio. Ma sto bene, davvero. Forse sono immune. Ma you are swelling. Non riesco a capire cosa c'è scritto. La temperatura del tuo corpo sembra più alta del solito. Io sto bene, credetemi, Harold, lo sai. Non possiamo. We can't take any chances. Non possiamo prendere alcuna possibilità. Ma forse no, vuol dire tipo attaccati al cazzo, vattene. Ma forse non sono infetto. Non può essere. Smettila di parlare così.
Mi scuso, Harold. Mi dispiace davvero, Harold, ma non possiamo fare nessuna eccezione. Cosa vuol dire nessuna eccezione? Io lo sapevo, raga, che andava a finire così. Vuoi davvero assassinarmi? Che altro dovrei fare? Bastardi! Raga, lo sapevo che sarebbe andata a finire così, però. Ethan, seguilo! Raga, io lo sapevo che sarebbe andata a finire così, però. Lo sapevo. Harold, fermati lì! Perché? Così mi potrai uccidere più facilmente. Effettivamente. Andate tutti a fanculo, tutti voi! E mo scapperà. No. Calmati. Forse potrebbe esserci un'altra soluzione. No, non ce n'è. Questa è l'unica soluzione, ucciderlo. Prima che diventi un infetto. Sei totalmente impazzito! Io sono un umano, non un infetto! Vero. Non lo sei, non ancora. Ma quando lo diventerai, lo sarai. È tutta una questione di sicurezza. Te l'ho detto. Sto bene. Non sono certamente infetto. Non penso ciò, almeno. Posso vedere chiaramente nei tuoi occhi che non stai bene. Questo è semplicemente perché sono esausto. Certo. Forse questa potrebbe essere la ragione. Stai cercando di prendermi per il culo. Dave ha ragione. Non sembra che tu stia bene. Posso vedere che... Ma Dave, Harold ci ha aiutato così tanto. Non possiamo semplicemente ucciderlo. Non sarebbe un umano. Non sarebbe qualcosa di umano. Merita di scegliere il suo fato. Ethan, so quello che vuoi dire, ma è troppo rischioso per noi. Immagina se dovesse veramente tornare. Potrebbe provare ad attaccarci. Potremmo provare a morire tutti. E per cosa? Per aver aiutato a sopravvivere? Per averlo aiutato a vivere un po' di ore in più? C'è ragione, raga. Ethan, uccidilo. Uccidilo. E non sarà un peso per tutti noi. Ethan, per piacere. Fammi andare. No, oddio. C'è la scelta? C'è la scelta. Raga, io sono personalmente una persona che ama i propri amici. Però qua la questione è lasciarlo scappare o ucciderlo. È stato morso, quindi noi sappiamo che potrebbe diventare uno zombie, anzi diventerà sicuramente uno zombie. Ma perché non lasciargli la possibilità? E se poi tornasse indietro ucciderlo a quel punto? Il discorso è farlo soffrire o non farlo soffrire. O non rischiare di farlo soffrire. Io raga, anche per il bene del nostro rifugio. Kill Harold. Harold, mi dispiace, ma Dave ha ragione. È per il bene di tutti noi. Perdonami. Brando, attacca. Che cosa ho fatto? Hai fatto la cosa giusta, ragazzo. Ethan, forza, andiamo di là. Sì. Ragazzi, sopravvivenza. Non potevo rischiare. Davvero. Mi viene il dubbio adesso, ragazzi. Ci sarà un finale alternativo a sto punto? Mi devi curare per forza, non ho molta scelta. Ci sarà un finale alternativo del gioco a sto punto? Questa è la mia domanda. Ora, facciamo una cosa. Salviamo in uno slot diverso tipo questo e parliamo con Dave. Credimi, Ethan. È stato meglio aver ucciso Harold che essere uccisi da lui. Ci libereremo del suo corpo dopo. E anche del cadavere di Hondur. In ogni caso, Harold è stato un membro importante. Le sue capacità ora non ci sono più. E adesso non c'è nulla che ci rimane. E adesso, Ethan? E adesso che si fa? Te lo dico io, non lo sappiamo. Forza, Dave. Potrebbe andare peggio.
ma potrebbe anche andare meglio. Effettivamente, c'è delle perle filosofiche in questo gioco incredibile. Gli infetti da fuori stanno aumentando. Per ora abbiamo abbastanza supplies, come si chiamano? Abbastanza. Oddio, non mi viene il nome in italiano. Le supplies, le rifornimenti, provviste, provviste. Abbiamo abbastanza provviste per ora, ma non per così tanto. A causa dell'aumento dei sopravvissuti, la nostra consumazione è aumentata. Tuttavia, Harold non è più qui. E se dovessimo rimanere qui per settimane o addirittura mesi, voglio dire, se ci fossero troppi infetti là fuori e non potessimo andarcene da questo posto, non c'è speranza per noi, non c'è fuga. Non si può andare nemmeno attraverso la Hilax Forest sul percorso 35. Non sono sicuro che abbia detto la cosa che abbia tradotto. Cosa? Il percorso 35 è invaso da infetti. Hai bisogno di un death wish, penso sia, di un desiderio di morte per andare là. Ah, ok, devi volerti suicidare, devi ammazzarti. Cioè, devi proprio desiderare di morire per andare là. Stesso discorso per la Ilex Forest. Da dove noi siamo arrivati e non avevamo incontrato nessuno, però vabbè. Madonna raga, che roba. Quindi, che cosa dovremmo fare? Rimanere qua o uscircene? Ma entrambe le scelte sono terrificanti. Speravo che non si arrivasse a tanto. Anch'io. Ma non possiamo prendere questo rischio. Ethan, il Devil Store should have a lot of supplies left. Penso sia, raga, il centro commerciale. Credimi. Non voglio starve, che non so cosa voglia dire. E non voglio pensare di mangiare altre persone. Mi hai sentito? Sì. Ok, perfetto. Sai che cosa devi fare? Penso di sì. Quindi, when you and Harold were in the train station, I was already in the store. Ok, quando tu ed Harold eravate alla stazione, io ero già al negozio. Almeno sul primo piano. Ma i piani superiori? Non c'è nessuna possibilità. Le porte sono chiuse e l'elettricità è stata tolta. Ok, perfetto. Dobbiamo andare, ragazzi, al centro commerciale e ottenere evidentemente delle provviste. Penso di avere il tempo perché farò dei tagli alla prima parte, quindi non dovrebbero esserci problemi. Però basta, mi sono rotto il cazzo con questi dialoghi seriamente. Ok, thank you, forse ci siamo. Olè, ce l'ho fatta. Abbiamo coso curato. Allora, fermi. Salviamo di nuovo perché io un altro dialogo con sto ebete non lo faccio. Vediamo se hanno spostato i cadaveri. Sì, l'hanno fatto. Ragazzi, io provo a entrare nello store. Proviamo a farlo e mal che vada lo continueremo nel prossimo. Dimmi che non ci sono altri infetti in città, che non devo farmi paranoie. Ok, perfetto. Entriamo. È aumentato il volume. Ok, il generatore è nella cella, cellar, non so esattamente cosa sia, però dettagli. Penso sia tipo la cella frigorifera. Ok, devo andare ai piani superiori per ottenere le riserve. Merda, guarda, guarda se non mi devono attaccare. Sono abbastanza convinto che non fosse così sto posto. Allora, aspetta. Ah, ok, perfetto. Ora stiamo andando nei sotterranei, ragazzi. E dobbiamo andare nei sotterranei ad attivare il generatore. Per poi poter andare ai piani di sopra. Quindi volendo potremmo fare sta roba del generatore adesso e poi andare ai piani di sopra dopo. Io so che mi spunterà fuori uno stronzo prima o poi. Ok, no, da questa parte evidentemente no. Questo che cazzo è un computer? Va bene, mi piace. Cioè in realtà mica tanto. Sei tu, per caso, no? Ok, è inquietante il fatto che non ci sia musica né nulla. Questa cosa qui aperta mi puzza. No, non c'entra un cavolo, di qua non c'è nulla. Ok, la strada sembra essere a senso unico, su questo almeno ho una certezza. Madonna, infine. Ok. Eccolo qua. Sì, raga, non mi piacciono queste macchie qua in giro. Ok. L'abbiamo attivato?
Ok, no, 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 girati. Lo sapevo io, Cristo, Madonna. Io lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Oddio! Corri, 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 corri. Madonna, no, 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 stai scherzando. Stai scherzando. Oddio, oddio, no, 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 mi sto cagando in mano. Mi sto cagando in mano, raga. Aiuto, 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 aiuto. Cos'è sta musichetta? Cazzo, è la team di Gekis. Oddio, aiuto, che paura. Aiuto, che paura, non devo finire nei vicoli. Non devo finire nei vicoli, non devo finire nei vicoli. Aiuto, 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 corri, 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 mannaggia te. Sono ancora lì dietro. No, 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 sono vicinissimi. Ok, ce l'ho fatta, forse. Chiudi, chiudi. Ok. Oh mio Dio. Erano maledettamente veloci. Cosa? No, mi sono spaventato, lo giuro. Dovevo prepararmi psicologicamente. Ok. Torna giù. Io vado, raga, con nonchalance, cioè nel senso. Proviamo a. Oh, che bellezza. No, figlio di troia! No, 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 questi qua col veleno, raga, non li sopporto. Non li sopporto perché poi io non posso neanche curarmi, quindi. Ah, bastardo. Hijo de puta. Tu mamma troia. Oh, minchia, l'ho decapitato di prepotenza. No, non potete usare ste musichette per sti giochi. Non potete fisicamente. Oddio, un Meditite! Un Meditite! Oddio! No, cazzo, ho sbagliato. Devo tornare giù. Un Meditite, madò! Che roba! Eccolo qua. Ma deve morire però, perché altrimenti se non muore, raga, siamo nei cazzi. Già sto perdendo un fottio di vita per nulla. Vieni, Jigglypuff, ho bisogno di te. Ok, muori. Devi morire. Ok. Ok, forse ci siamo, forse ci siamo. Merda, Ok, meno male che è schiattato. Dammi sta supply. Perfetto, ci siamo. Io spero di trovare qualche pozione, raga, anche perché sennò veramente non ce la si fa. Perché l'infermiera Joy non può più curarmi. Oh, minchia, te non t'avevo visto. Allora, ferma, vieni qua. No, Magnemite, no, Magnemite, no, Magnemite, Magnemite, ti odio. Ok. Madò, che schifo, raga, mi sono fatto malissimo. Non me ne sono neanche accorto, sinceramente. Ok, perfetto, non posso utilizzarle. Raga, mi auguro che non ci sia un boss là sopra, perché se c'è un boss, io sono fottuto. Vaffanculo, ti odio. Allora, torniamo qua. Torniamo qua. Ok. No, 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 minchia, quante ne ho. Sali su! Torna giù. Torna su. Cioè, giù. Oddio, sì, ma sto morendo, raga, cioè, veramente. Ok, bene, bene. È andata benissimo. È andata benissimo.